Amici di Happy Hour, buonasera e ben ritrovati per il nostro consueto appuntamento con l'H Granda e le sue cascine. Storie e storie dal 1456. Negli scorsi appuntamenti abbiamo visto quanto sia importante camminare nella natura e nell'aperta campagna, proprio per arricchire la nostra esperienza. È possibile godere appieno di questi bellissimi paesaggi con attenzione, guardando appunto questi luoghi che attraversiamo di volta in volta e conoscere anche delle storie che non avremmo mai conosciuto. Se poi durante la passeggiata siamo anche accompagnati da guide esperte, questo percorso diventa sempre più bello e la nostra esperienza si arricchisce sempre di più. In studio con noi questa sera abbiamo Barbara Albonico della Fondazione. Abbiamo detto che è importantissimo, come diciamo, camminare nella natura, nella campagna. Uno degli obiettivi del progetto appunto dell'H Granda è quello di far conoscere itinerari di questa campagna milanese, che come abbiamo visto racchiude veramente delle bellezze interessantissime. Aspetti le origini così antiche che questi luoghi hanno. Quindi questo percorso sui passi dei Longobardi, luoghi e monumenti della storia antichissima, ma anche sì, di parlare, cioè di avere contatti con la natura e con le persone che comunque ci vivono in questi, sì, in questi posti. Sì, perché diciamo che in questo percorso, oltre a questi tre luoghi, insieme a te, insieme ai nostri telespettatori, una delle tappe di questo itinerario bellissimo, che è praticamente l'agriturismo Cascina Lasso, una delle cascine storiche appunto dell'H Granda, che si trova a Morimondo. Vediamolo insieme. Rieccoci, allora Barbara, in tutti gli itinerari di cui abbiamo parlato, diciamo che si potrà, e vi auguro una buona serata.